Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi nuovissimo video spesa. Allora, premetto che sto morendo di caldo, ci ho dovuto chiudere la finestra, ma fa veramente caldissimo, quindi cercherò di essere la rapida e veloce. Allora, questo sarà un mix di spese, quindi sono le cose che io non prendo da Eurospin perché alcune non le prendevo neanche prima, tipo la pasta. Altre perché a parità di prezzo preferisco, ecco, andare da qualche altra parte. E poi torno a ripetere sempre: io comunque ho sempre Eurospin come punto di riferimento per fare la spesa grossa, la spesa settimanale o la spesa mensile. Poi, in base ai giri che faccio, quando vado al lavoro, quando torno da lavoro, sto gesticolando, se vado da mamma, se torno da mamma, ho gli altri supermercati al passare, tipo il Sigma, il Decoy, il Despar, e quindi in base alle offerte, perché io guardo sempre spesso il volantino, quindi acquisto da qualche altra parte. Quindi questo sarà un mix, un purpurri di spese praticamente. Allora, comincio subito con tre cose da frigo perché fa caldo e ce le ho qui vicino al sole, quindi le tolgo. Allora, ho preso questi tortelloni con ricotta e spinaci della Divella. Come sapete, per chi mi segue da tanto tempo, sa che Mario preferisce, cioè i suoi preferiti in assoluto sono i ravioli, scusate, con spinaci. Ah, questi sono tortellini però. Certo. Allora, i ravioli con spinaci, erbette e ricotta di Eurospin, che sono saliti ultimamente a 1,69 euro o 79, comunque invece sono stati sempre più bassi. Questi qui della Divella, e stiamo parlando appunto di Divella, io li trovo a prezzo pieno a 1,39 euro. Se capita in offerta, mi è capitato anche a 1,19 euro. Comunque questi li ho presi a 1,39 euro, quindi meno. Solo che in effetti Mario mi ha fatto notare, cioè dice che gli piacciono di più quelli, perché in effetti quelli sono ravioli, questi sono tortellini. Io lo sto notando solo adesso. Comunque, e lui quindi preferisce sempre quelli lì. Di invece ravioli, sempre di Vella, sempre della stessa linea, io avevo preso quelli lì ai funghi. Sempre a 1,39 euro, quelli li ha già consumati, gli piacciono e quindi quando trovo in offerta queste paste fresche io gliele prendo sempre. Poi, sempre per quanto riguarda il banco frigo, ma due cose non le vedete perché le ho già mangiate e le vedrete nei prodotti finiti. Allora, ho trovato queste della Nestlé, le ho trovate al Despar, se non sbaglio. No, queste le ho trovate al Sigma, della Nestlé. Qui c'è scritto, vabbè, che sono proteiche, comunque non le ho prese per questo. Questo è al gusto lampone, ho già mangiato quella al gusto stracciatella, ma l'ho preso perché non è uno yogurt, è un formaggio magro. Qui c'è dentro la preparazione al gusto lampone e invece lì c'erano dentro le gocce di cioccolato. Vi posso dire che mi è piaciuto tantissimo, è proprio buono, però state attenti perché ci sono diverse versioni. E dovete guardare quello dove c'è scritto negli ingredienti formaggio magro, perché ci sono anche dessert proteici che quindi sono a base di latte, e poi ci sono gli yogurt. Quindi sono a base di yogurt, invece dovete stare attenti proprio dove c'è scritto formaggio, che oltretutto un vasettino di questo da 150 grammi, sì, ha solo 86 calorie, quindi perché appunto è un formaggio, quindi per una merenda, io poi sono amante di formaggi spalmabili, io credo che questo sia tipo un quark. E niente, mi è piaciuto quello lì alla stracciatella, mi è piaciuto tantissimo. Lo ricomprerò. Certo, era in offerta perché costa intorno all'€1,50, credo. E quindi voglio provare anche questo al lampone. Poi ho preso lo yogurt greco magro del Deco. L'avete già visto diverse volte, non è la prima volta che lo prendo. Preferisco quello di Eurospin, sinceramente, a gusto, però non dovevo andare da Eurospin, mi trovavo al Deco e quindi ho preso questo. Li metto in frigo, vi faccio vedere il resto. Allora, poi ho fatto un po' di scorta di pasta. Allora, come sapete, Mario ama e adora le mezze penne rigate. Io però mi trovavo in giro di qua e di là. Scusate, vedo capelli. Mi trovavo in giro di qua e di là e quindi ho deciso di prendere un po' quello che trovavo in offerta. Però non ho trovato le mezze penne. Ad esempio, al Sigma, non voglio fare troppo rumore, c'era in offerta la Divella da 1 kg a 99 centesimi. Ero andata perché puntavo di più agli spaghetti che non c'erano, naturalmente erano terminati. E quindi ho preso un pacco di fusilli che già è iniziato e le penne rigate, che prima Mario mangiava sempre le penne ed era il suo formato preferito. Poi, scoperte le mezze penne, non è tornato più indietro. Però penso vanno benissimo anche le penne rigate. Quindi ho preso uno di fusilli e uno di
di penne. Poi c'erano anche i tortiglioni, i rigatoni, ma a lui non piacciono molto, quindi non li ho presi. Poi questa invece l'ho presa. Adesso mi devo ricordare, vabbè, tanto sono volantini diversi. L'ho presa forse al Despar, che era sempre la confezione da 1 kg a 1,29 euro, questa della Barilla. E ho preso un pacco di sempre pennette rigate, però non mezze penne e non penne, pennette rigate. Quindi una via di mezzo. Aspettate. Perché se no mi crolla tutto. E ho preso anche un'altra confezione di forse fusilli, forse erano fusilli, vabbè, da dare in beneficenza a scuola, comunque non c'entrava niente, vabbè, ormai. Poi sono stata al Déco e ho preso le penne rigate, queste qui normali della Rummo, anche queste a Mario piacciono molto, e fortunatamente ho trovato anche gli spaghetti, che erano nelle confezioni in offerta, quelle lì che mettono fuori dagli scaffali, ecco, 1 kg, 1,19 euro. Anche qui non c'erano le mezze penne, ma pazienza. E ho preso però le mini penne rigate invece per Thomas, queste non erano in offerta, sono mezzo chilo, 1,49 euro, della Barilla, prese al Despar pure. Vi sto facendo confondere. Comunque, quindi ho fatto un po' di rifornimento di pasta. Poi al Conad invece vado a prendere spesso questi, cioè sono i legumi cotti a vapore con le monoporzioni praticamente. Ho preso due di ceci e una di cannellini, perché io prendo anche le confezioni grandi, lo sapete, le uso per tutti e tre, o le dividiamo io e Thomas, dipende. Ma quando ho bisogno al volo di fare una pasta a Thomas o un hummus per me, qualsiasi cosa, mi vengono comodi anche i barattolini piccoli, quindi monoporzione per non lasciarli aperti. E quindi ho preso appunto ceci e cannellini. Poi, sempre al Despar ho preso anche gli assorbenti, vabbè, che non ve li faccio vedere. E ho preso questi della misura. Se vi ricordate, vi avevo fatto vedere quelli all'arancia, zucca e carota, pacco arancione, e quelli barbabietola e frutti rossi, pacco fucsia. Allora, buonissimi, quelli arancio, buonissimi, quelli col pacco fucsia un po' meno, ma perché io non sono amantissima dei frutti rossi, mi piacciono ma una tanto, invece arancia e carota, l'arancia mi piace tanto, quindi erano buonissimi. Questi li ho assaggiati da mia suocera e loro non erano super entusiasti in realtà, però ho detto io vabbè, li voglio assaggiare. L'ho assaggiato, devo dire che mi è piaciuto molto, perché proprio si sente che fuori è integrale il biscotto, quindi questa cosa mi è piaciuta tantissimo. L'ho trovato in offerta al Despar e me li sono andata a prendere, erano 2,39 euro, quindi il prezzo ottimo. L'altra volta le avevo presi in offerta 2,49. Poi alla Deco sempre ho preso le fresche fette biscottate cereali. Era da un po' che aspettavo l'offerta sulle fette biscottate all'Eurospin, però niente, ieri ero al Deco, mi è venuta questa voglia di fette biscottate. Queste mi ispirano perché sono in monoporzione, hanno avena, farro, orzo e riso, e quindi le ho prese. Non le mangio veramente da tantissimo le fette biscottate, per variare la colazione, magari per variare il mio solito porridge o il mio solito ciccio pancake. Quando vado più di corsa, anche latte e fette biscottate inzuppate lì dentro sono buonissime. Ultime due cose che vi devo fare vedere, più di due, vabbè, ma le prendo così a una a una. Allora, sono l'olio, che ho terminato l'olio e ho trovato questo qui Bertolli, è la prima volta che prendo il Bertolli. È famosissimo, lo so, ma è la prima volta, perché in genere prendo il no, Carapelli, come si chiama l'altro con la C? Non mi ricordo. Comunque, quando non ho l'olio di casa, che magari mi dà mia suocera o mi dà mia mamma, appunto, punto su uno da supermercato. Mi piace molto anche quello di Eurospin, sono sincera, soprattutto quello lì delicato, anche da utilizzare a crudo, nelle insalate, per condire, è buono. Ma a parità di prezzo ho voluto provare questo, che era appunto 1 litro e veniva 4,49 euro. La versione delicata di questo Bertolli veniva a 6,70 euro. Ho detto vabbè, no. Poi ho preso una confezione di piadine, perché eravamo rimasti senza piadine, e ho preso queste, anche se Mario, quelle piccole. Adesso, prima era contentissimo di quelle piccole, se vi ricordate quelle di Eurospin. Adesso mi ha detto che quelle piccole, una è poca e due forse sono tante, e comunque.
Sempre a lamentarsi questi maschi. Comunque, c'erano queste e queste ho preso. Sono 3 da 300 grammi praticamente. E c'era, queste sono quelli là con olio vergine, extravergine di oliva. Quelli senza strutto. Poi, ultima cosa. No, ultime due. C'era questa super offerta. Mi sono un po' pentita di averne presa solo una. Però in effetti, non ve le ho fatte vedere. Vabbè, ho delle confezioni di mare aperto, quelle lì con la scatolina più scura, da 3. Che le ho prese tempo fa in offerta, forse al Despar, sempre non mi ricordo. E comunque, questa confezione da 8 lattine era 3,99 euro. Sono quelle lì con un filo d'olio, quelle lì che si aprono con la carta, ecco, non hanno il gancetto. Quindi mi piacciono molto. Mi sono un po' pentita, ecco, di averne presa solo una. La prossima volta ne prenderò di più, o se vado in questo volantino, ne prenderò. Poi, ultima cosa che ho preso sono i dentifrici. Quando li trovo in offerta, questi qui della Colgate li prendo pure sempre. Quelli bianchi, però, giusto? Sì, sono questi. Mi piacciono di più di quelli tipo gelatinosi. E erano 3 a 99 centesimi. No, a 1,99 euro 99 centesimi. Aspettate perché non mi sto ricordando. Dico, per quanto magari ci viene. Allora, Colgate 1,99 euro 3 confezioni, quindi ottimo, meno di 1 euro a confezione. E basta, questa è stata tutta la mia spesa fatta in giro, praticamente di offertine pescate qua e là. Sicuramente ho dimenticato di farvi vedere qualcosa, magari qualcosa l'ho già utilizzata, qualcosa di qua, qualcosa di là. E niente, io vi mando un bacio grandissimo, vi ringrazio per aver guardato il video e noi come sempre se vi va ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere voi e appunto se come me fate giri, ecco, se vi trovate naturalmente, perché se no li spendete di benzina in altri supermercati, o comunque preferite focalizzarvi su un solo supermercato e amen quello che c'è in offerta, bene, il resto lo prendete a prezzo pieno. Fatemi sapere sotto nei commenti. Ciao!